Buongiorno a tutti, mi sentite? Mi date l'ok? Siamo tutti? Perfetto, un attimino che sistemo questo, il disclaimer lo facciamo uscire. Perfettissimo, via. Allora, euro-dollaro di nuovo nuovamente sul pivot. Euro-dollaro nuovamente sul pivot. Qui lasciamo correre un ennesimo test. Ok, Sirio, poi oggi mi dovrai di nuovo aggiornare, se hai il piacere di farlo, mi aggiorni, continua ad aggiornarmi su quello che stai facendo. Ok, mi è venuta un attimino un'idea se magari è conveniente alzare un po' il time frame tipo H1 per avere uno stop loss relativo e lavorare magari diciamo con un time frame un po' più grande, perché lavorando come hai trovato una soluzione, una nuova soluzione. Bah. Vabbè, ok, dai, dopo mi darai magari l'aggiornamento, ok? Perché è interessante, la parte tecnica potrebbe aiutare. Vediamo come riesco a formulare questa cosa. Potrebbe aiutare la parte tecnica. Dopo non so se riesco ad aggiornarsi a voce. Sì, oggi sono un po' oggi è lunedì, un po' la giornata. Però adesso vediamo. Allora, la parte tecnica del trader, se fai trading, diciamo con un'idea di cliccare basta, tipo avere il long, lo so, long, lo so, senza guardare niente. Dopo magari un po' di volte che fai un sistema che soltanto clicchi long e short, ti potrai rendere conto che non stai più seguendo nessuna, non vieni più influenzato da nessuna parte esterna. E questo potrebbe aiutare il trader che magari usa il metodo fascia, usa i cicli, usa, che ne so, anche l'analisi tecnica, a essere più distaccato dall'esterno. Quindi, se magari il metodo fascia ti dice short, ma che ne so, sei sui minimi assoluti, non lo faresti. Invece, nel tuo metodo, magari faresti anche lo short perché è tecnico. Ok? Poi, fatto su un time frame veloce, veloce come il minuto, magari un'altra cosa, però su un time frame un po' più ampio, forse ha un'idea, diciamo, di tranquillità, cioè ti metti lì, magari fai soltanto durante il giorno, posso farne 100, ne fai 10 operazioni, però hai lo stesso un buon risultato. Questa è la mia idea, diciamo, che pensata che ho avuto io. Poi, chiaro, se ci metti a giocare su un giochettino che ti fa ogni minuto, ogni 2-3 minuti la tua il tuo trade, va bene. Allora, euro-dollaro che ha superato il pivot. Lasciamolo correre questo backtesting, ve lo faccio vedere veloce, veloce. È un backtesting con uno stop loss, che vedete tutti gli stop loss sono più o meno gli stessi, 40, 50, 50 pips, quindi si prende lo stop loss e più ho un take profit per un take profit, diciamo, dinamico, che sono questi take profit. Voglio vedere se alla fine riesco a uscirne bene lo stesso, poi si può adattare uno stop loss un po' più stretto, vediamo. Ok? Più delle volte, se lo metti troppo stretto, ti prende lo stop loss e non riesci ad andare a guadagno. Quindi sto facendo una via di mezzo, vediamo cosa succede. Il conto, per fare il test, ho usato 100.000. Alla fine, vedete che partito da 100.000 non è ancora arrivato sotto. Non so, sto facendo una cosa che mi è venuta in mente di fare, vediamo cosa ne esce. Ok? Bene, lo lasciamo lì sotto e via al trading. Ok, euro-dollaro, io sono long di euro dollaro, short di euro sterlina e long di sterlina dollaro. L'euro sterlina ha rotto il massimo che vedete qui, però ha toccato questa zona qui, che potrebbe essere una zona a cui si potrebbe attribuire un altro short. Quindi per me altro short in questa zona qui di euro sterlina. Se volete entrare in questa zona qui, vedete che ho segnato anche una trend line irregolare, perché logicamente non mi prende da questo massimo, ma non avendolo, uso questo e questo. Secondo me potrebbe essere interessante avere l'euro sterlina che si ferma qui come campana rossa alla magenta, trovare il maxi Gauss e chiudere. Quindi uno short fatto da questa zona qui potrebbe essere l'idea di entrare e cercare l'idea del pivot. Quindi altri 32 pips sui massimi assoluti dell'euro sterlina. Siamo sui massimi, entrare sui massimi guardando magari anche 5 minuti, vediamo che siamo su una salita abbastanza repentina, fatta da questo minimo qui, che è la salita delle 9, se non mi sbaglio, 9.30, andiamo a vedere, 9.40, allora se questa qui è la 9.30 dovrebbero essere 12 candele, 10, 11, 12, eccolo qui, per esempio, esattamente qui,
partita la candela. Sto sbagliando. 9:35, 9:40, siamo indietro. 5 minuti, questo no? 10:35, sì, un'ora fa, 9:35. Quindi abbiamo. Ecco, adesso sta scendendo, ragazzi. Io sono entrato short in questo momento. La candela delle 9 era esattamente quella che ha fatto rialzo. È partita qui, qui esattamente. Quindi partendo in questa zona qui, ha fatto una piccola spike ribassista per poi andare nei massimi. 17 pips, se li potrebbe mangiare tutti. Li vado a contare anche su questo altro conto. Sono esattamente la candela mi dice 9 pips. Andiamo a vedere cosa scusa, mi sono sbagliato. Troppi grafici già visto stamattina. No, 17 pips, perché dico 9 pips? Un attimo, so se la vado a rimisurare sull'altro conto. Quindi. Ah sì, 17 pips, esattamente. Ok. Quindi questa potrebbe essere la soluzione. Se l'euro sterlina sale, vuol dire un euro forte, ma può darsi che sia anche una sterlina dollaro forte. Quindi, se la sterlina dollaro adesso incomincia a fare questa salitina, abbiamo un movimento inverso dell'euro sterlina. Quindi, abbiamo questo sistema qui che diciamo ci dice un po' di tanto dalla trend line. Poter provare limite a limite, provare se mi rompe la trend line, non so neanche dove si potrebbe fermare, quindi magari ci si stoppa esattamente sul massimo. Vediamo, lo siamo un attimino a correre perché è appena incominciata la candela delle 9, quindi potrebbe succedere di tutto. L'euro dollaro che già 2 o 3 volte mi va a finire sul pivot, ha fatto con questa candela un bel rialzo, potrebbe incominciare a fare la partenza di una nuova campana gaussiana e quindi ripartire. Vedete il minimo di Gauss 1, minimo di Gauss 2. Che cos'è questo? Andiamo a vederlo sui cicli, così ce ne rendiamo un attimino conto di cosa potrebbe succedere ciclicamente. E poi mi hai fatto sorridere, Pierpaolo, perché quando ti ho letto, veramente ti ho letto ieri sera, insomma, nel Bayern, io pensavo che parlassi veramente di un titolo farmaceutico. Invece stai parlando della partita Bayern-Parigi, mi pare che era. No, non mi interessa assolutamente il calcio. Non so perché, mi piacerebbe tornare a giocare, ho giocato tanti anni, ma non mi interessa assolutamente il calcio. Lo trovo una cosa veramente alla fine anche noiosa. I mondiali va bene, gli europei va bene, però il resto lo trovo una cosa noiosa perché non mi sembra neanche giusto che uno sportivo guadagni tutti quei milioni e miliardi di euro. Però questa è una cosa che non c'entra, possono guadagnare quello che vogliono, ma lo stesso il calcio diventa una cosa poi noiosa perché non c'è più lo sportivo sotto, no? Che guadagna, che vincono, che perdono, non è che cambiano l'atteggiamento del gioco. Ok? Però va bene. Tanti, tanti sono tifosi, io ho tanti amici tifosi, ma non. Ricordo che l'anno scorso, ah no, quest'anno addirittura ho incrociato Ronaldo in una montagna nelle isole Canarie, a Funchal, proprio l'isola dove è nato lui, che è poi un'isola portoghese, però è sulle Canarie. L'ho incrociato con la famiglia, a piedi. Quindi non me ne frega proprio niente, assolutamente niente. Allora, via. Chiudiamo un po' tutto quanto quello che potrebbe essere la situazione di mercato. Qui abbiamo, per quello vi dico, la ripartenza dell'euro dollaro potrebbe adesso avvenire. Abbiamo già qui il tentativo col ciclo 4, ha chiuso qui, ok? E lo abbiamo un 4S un po' strano. Qui abbiamo la ripartenza e ritorna ribassista, quindi o un 1 ribassista perché ha toccato la 48 o è diventa ribassista, o un ciclo X. Da dove lo sappiamo questo? Semplice, semplice. Ci mettiamo un Fibonacci da questa zona qui. Anch'io stamattina, quando ho fatto dei trade, vi dico la verità, ero un po' non sapevo da che parte prenderlo. Ho messo un paio di trend line, ho deciso di fare questi trade, poi ho detto ok, vediamo se l'euro dollaro prende questa forza. L'unico trade che mi sono un po' pentito è l'euro sterlina perché era già andato in positivo i 10 pips, essendo poi
un po' pesantucci sempre i miei trade. Ho quasi pensato di chiuderlo, poi nel momento che ho pensato di chiuderlo, ho chiuso l'Eurodollaro che ha fatto un saltino al ribasso, quindi ho preso poco. Lo tengo, adesso lo tengo perché voglio capire che cosa succede. Quindi l'Eurodollaro è fermo sul pivot. L'euro sterlina, che adesso io la vedo sul monitor che ho qui in alto, vedo l'euro sterlina, qui non ce l'ho sui cicli, adesso sto cercando di mettere giù un attimino la testa. Se vedo l'euro sterlina che scende, l'euro dollaro invece che mi sale, e siamo a posto perché dovrebbe salire anche la sterlina dollaro, che è, diciamo, una via di mezzo tra le due, quindi vediamo, basta che abbia ragione con due di queste coppie, anche se una mi va male, riesco a chiudermi lo stesso bene. Quindi ricordo sempre la chiusura di un'unità. La sterlina dollaro cerca un po' di debolezza, vediamo cosa succede. L'euro dollaro lo vedo rialzista perché se mi ritorna sopra il pivot, addirittura mi rompe questo massimo, euro in testa da 48 potrebbe arrivare nei massimi, rompendo anche il 50%. Quindi per chi è un attimino un po' più conservativo, direi di aspettare una rottura del 50%, trovarsi in questa zona qui. Un attimo che do un occhio perché mi piace l'idea di questo robot con lo stop loss che ha fatto sì una sequenza di tanti stop, portandosi anche quasi quasi sotto la linea del 100.000, però poi è ripartito. Andiamo a vedere in che tempistica l'ha fatto. 26 marzo, 7.000 euro. Su un conto da 100.000, poi logicamente si può usare anche su un conto inferiore perché vediamo che ci sono degli stop loss fissi che poi magari potremo anche riaggiornare, magari scendendo a 20, voglio vedere che cosa succede. Però mi piace questa impennata, vuol dire che è andato abbastanza bene, sta andando abbastanza bene. Vediamo l'impennata dove l'ha fatta, se l'ha fatta con un botto solo o piano piano. No, l'ha fatta, mi sa, piano piano, 73. Scusate che interrompo, però voglio, è importante anche per me capire la dinamica. 73 è questa, 72, 74. Vedete che ho cominciato a fare una situazione 77 di buone operazioni, una serie di buone operazioni, vedete tutte buone, e ogni tanto ne prende una che mi va fuori. Però vabbè, insomma, si sta portando su. Mi piace questa idea di usare uno stop loss conciso e praticamente non avrei più il problema di dire ok, cosa succede? Lo posso stoppare ogni volta. Va bene? Io poi adesso sto guardando su un timeframe un po' più ampio, però è costruito questo robot che è nuovo, tra virgolette nuovo perché non l'ho mai presentato, perché è una cosa che ormai da 9 anni che non riesco a farlo funzionare, perché non capisco adesso un po', diciamo, l'idea che è cambiata, il trade in me che è cambiato, sto guardando sotto un'altra volta. Quindi vediamo cosa mi esce fuori, no? Se magari c'è un periodo di mercato dove non si guadagna tanto, ma c'è un periodo dove si guadagna di più, si potrebbe poi andare ad analizzare questi pezzi di grafico e dire ok, in questo caso non attivo il robot, lo attivo soltanto quando ho queste situazioni. Quindi voglio vedere anche in base a come si muove. Se adesso io ho una equity line o una trend line che il movimento è probabilmente solo così. Alla fine non mi piace perché siamo sempre lì. Però se ho un movimento che mi fa così e poi continua così, allora questi pezzettini di grafico qui li vado ad analizzare e dico ok, perché non ha funzionato? Ti posso bloccare in queste situazioni? E allora magari posso aggiungere qualcosina in più di manuale dal punto di vista di robot. Quindi per questo anche tutti i backtesting vengono un po' un attimino analizzati dopo. Vedete qui si sta portando proprio per guardare un attimino l'andamento dell'equity line, cerchiamo di portare su. Tanto l'euro dollaro nuovamente sui massimi, quindi lo possiamo andare a vedere sul minuto, è tornato sul pivot. Questo mi sta portando giù un po' la sterlina, l'euro sterlina, quindi si riprende un po' il punto. Ok? Andiamo a vedere un attimino, vedete, sac, impennata, riporta un po' giù, questa serie la devo andare ad analizzare, poi sac, impennata, di nuovo una serie di lateralità e di nuovo l'impennata. Vediamo cosa succede, perché non è veramente niente male, perché il 10%, adesso l'88% me l'ha fatto in 3 mesi, quindi non è neanche tanto male fino adesso fare l'8%, magari in un anno riesco a fare il 40%, non è assolutamente male. E poi va bene, allora andiamo avanti. Euro-dollaro, abbiamo visto che probabilmente dal punto di vista
ciclico, okay, abbiamo la possibilità di ripartire al rialzo, quindi andare a toccare la 48 e vedere il mercato rialzo. Cosa che potrebbe fermare adesso questa salita? Mettiamoci sugli ultimi due massimi una trend line, e questa praticamente potrebbe essere la soglia di take profit di oggi. Sono 27 pips, non che puoi portarsi magari ancora in più, nei massimi ancora più in alto, e cercare di fare i massimi assoluti. Siamo a 1,18. L'euro dollaro dal punto di vista daily ha fatto venerdì questa bella candelina rossa che tanti di voi hanno sfruttato la parte del ribassista. Io sono contento, l'ho fatto anch'io, ho fatto un bel guadagno la settimana scorsa. Adesso voglio vedere che cosa succede se continua la parte ribassista. Potrebbe però, come ha detto, adesso salire di 20 pips, tornare diciamo in questa zona qui, poi cercare di risolvere. Quindi se non mi piace tanto l'euro dollaro come parte rialzista, io sono pronto a chiudermi anche sul 50%, cioè io vorrei flattare di più possibile con le operazioni, e poi guardare magari una sterlina dollaro che scende, una sterlina dollaro che sale, scusate, un'euro sterlina che scende, e poi vedermi magari l'euro dollaro che veramente mi parte. Quindi onde evitare, se riuscite a cercare la parte, la direzionale dell'euro dollaro rialzista, tenendo sempre ad occhio i time frame superiori, perché potrebbe veramente ricominciare la discesa. Dal massimo assoluto abbiamo una discesa di esattamente 219, adesso qui già siamo già a 140, quindi occhio a quello che potrebbe fare l'euro dollaro, perché l'euro dollaro secondo me si incomincia a scendere di nuovo sotto l'open price, addirittura sotto questa zona qui potremmo avere una rottura anche di questo minimo, quindi una ripartenza ribassista, ok? Quindi la cosa migliore è o sarebbe dopo diciamo, l'intervento lavorativo, a parte dal punto di vista mio, rialzista, dopo aver avuto questo intervento, riuscirmene a cavarmene meglio di come sta andando adesso, anche se si sta recuperando alla grande, cavarmene il miglior possibile, e poi rimanere un attimino flat per capire che cosa succede, perché abbiamo visto anche la discesa repentina che ha fatto venerdì, che è arrivato a questo massimo qui, e poi sac, ti fai 100 pips di discesa. Io me la sono goduta, perché alla fine ho chiuso veramente bene e sono contento. Tanti magari stanno ancora soffrendo perché hanno l'euro-dollaro in rialzista e hanno preso dei long su questa situazione qui. Hanno visto che poteva risalire e andare a fare un nuovo massimo, e l'hanno preso. Non so se tanti si sono stoppati, non lo so. Quindi andiamo a vedere poi il time frame 4 ore, che abbiamo analizzato l'H1, che qui finisce, quindi parte una nuova distribuzione. Quindi 1 e 17,50 pensa che ci sia una nuova distribuzione in partenza. Andiamo a vedere, 1 e 17,50 deve partire addirittura da questo punto di vista qui un nuovo ciclo. Ok? Sta facendo anche un segnale, vediamo che si sta armonizzando un po' il tutto. Comunque qui mi parte un nuovo ciclo, andiamo a vedere come siamo sistemati. Ciclo 3, vediamo quanto è lungo. Ciclo 3, allora io farò dal mese di gennaio, farò un piano che tutti i lunedì ci sarà un ciclo, ci sarà un webinar serale, ok? Ve lo annuncio già adesso. Sarà per il metodo ciclico, ok? Quindi adesso vediamo come ve lo posso sistemare, in che maniera lo posso sistemare, se troviamo uno sponsor o non troviamo uno sponsor, perché devo vedere anche io un attimino come riusciamo a farlo, ok? Quindi i cicli, settembre, scusate, siamo sì, settembre. Per il mese di settembre, siamo ad agosto, settembre. Ok, perché mi hai scritto 2021? Quindi nel 2021 ho detto settembre, mi sono sbagliato di mese. Adesso siamo ad agosto a settembre, no? Tutti i lunedì. Partiamo con il corso ciclico, a sequenze. Partiremo ovviamente dalla parte base. Ho detto gennaio? Oh, scusate, mi ero settembre. Settembre, non gennaio. Ho detto gennaio? Ma sono sbagliato. No, settembre. Vi darò poi delle indicazioni sui vincoli temporali, almeno per l'euro dollaro e tutte le altre valute che uso ciclicamente. Quindi magari avremo anche qualcosa in più. Vediamo
Se riusciamo a farlo, ok? Io sono disposto veramente a farlo tutti i lunedì, però me lo voglio fissare perché se non metto una data, non lo posso fare. Io devo avere veramente una data giornaliera quel giorno, lunedì alle ore 18, dalle 18 alle 19, 19:30, corso ciclico. Partiamo dalla parte base e via, ok? Quindi andremo a perché si leggono i cicli così, perché qui avevo già fatto partire qui il ciclo, ma invece lo faccio partire da qui. Qui non abbiamo un segnale, però potrebbe essere anche un segnale, quindi è inutile, lo posso anche lasciare qui la fine del ciclo 3. Posso solo capire dopo, nel base al movimento, come si comporta. Secondo me è giusta l'analisi che sto facendo adesso, e questa la mettiamo anche addirittura tratteggiata per capire che potrebbe essere soltanto un fake, e da qui aver tentato la partenza, invece no. Se la vogliamo andare a vedere sotto di vista di un punto ciclico, avrei la prima gamba, seconda gamba, ve la vedete qui il punto più basso dell'indicatore, una terza gamba e una quarta gamba, ok? La quarta gamba sarebbe questa e qui mi riparte. Posso capire che questa sia la quarta gamba, che diventa addirittura ribassista, quindi abbiamo il ciclo 3. Quindi il ciclo 4 non mi posso neanche aspettare di portarlo qui in alto. Però in ogni caso il ciclo 4 è la partenza di un ciclo 1 su un time frame inferiore che è l'H1, quindi l'H1 che magari mi porterebbe a partire prima rialzo e poi ribasso. Quindi per questo dico a tutti, state attenti all'aerodollaro, ai long, perché potrebbe partire sia un ciclo 1 su H1, quindi farlo con abbastanza forza, però ricordatevi che qui c'è il 50% di questa distribuzione ribassista. Quindi per dare un livello di target, accumulando ancora più informazioni, direi che questa trend line la mettiamo di un colore bianca, bella grossa, eccola qui. E questo livello di target, questa zona di pullback. Neanche le spike, ma è proprio il corpo per avere questo. Se adesso il mercato coincide il livello prendiamo la penna così vi faccio un bel disegnetto. Se in questa zona qui di pullback più o meno coincide con la parte rialzista e tocca anche questa trend line, abbiamo qui il pattern dei tre piccoli indiani della Bradford, quindi di Linda Bradford arriverebbe fino a qui per poi partire. Ci starebbe perché arrivare fino a questa zona qui, andiamo a mettere un livello di entrata trade ribassista, poi tanti di voi, un paio di voi, non tanti, mi hanno seguito nei trade che ho fatto venerdì, tipo te per Paolo, che mi ha dato un po' anche del non di questo mondo, perché hai visto veramente delle cose veloci. Cioè, se io, a parte che ne ho fatti tanti, ma li ho tenuti anche nel male, come stamattina sto tenendo anche l'euro sterlina nel male, adesso sta ritornando sotto i massimi, come sto tenendo anche la sterlina dollaro, si catapulta. Se tu stai in perdita di, facciamo l'esempio di 3, 4, 500 euro, vuol dire che il guadagno potrebbe essere anche 3, 4, 500 euro. Quindi o ti stoppi e ti metti a piangere, per farvi un esempio banale, oppure stringi un attimino i denti e dici ok, sta andando male, però tra un pochettino si catapulta tutta la situazione e sono dalla parte giusta. Devi anche pensare all'analisi che hai fatto. Non puoi pensare di partire nel punto più preciso. Se tu fai un viaggio, troverai anche in certi punti dell'autostrada. Più lungo il viaggio è, se ne troverai dei punti con, che non so, dei cantieri oppure delle zone di traffico, incidenti. Quindi alla fine dipende da quello che vuoi fare. Se lo fai su un time frame stretto, la strada è più corta, magari ti stoppi con lo stop loss e finita lì. Invece se lo fai su un'ottica H1, che è una mezza via, guardando anche un time frame a 5 minuti, puoi anche pensare che non partirai sul punto più preciso. Ok? Quindi per l'euro-dollaro abbiamo 1,18,30, 1,18,29. Se andiamo a vedere l'1,18,29, lo mettiamo qui 1,18,30. Prendiamo questo. Parametri 1,18,30. Ok? Più o meno. Vediamo che questo livello potrebbe essere sul 4 ore, andare sopra la media a 12 periodi, tornare in questa zona qui, quindi vuol dire che mi conferma la partenza di un ciclo, in questo caso 4, perché mi va a finire sopra la media a 12 periodi. Quindi il target per questa operazione qui è minimo minimo andare sopra o toccare la media a 12 periodi, e mancano ancora una decina di pips, 8 pips e qualcosa. Quindi il target per questa situazione ciclica, spero che oggi abbiate ricavate un po' di quello che
è il trading. Ringrazio, ti ringrazio, visto che oggi ci sei, Pierpaolo. Ti ringrazio di nuovo di quello che mi hai scritto l'altro giorno, che era comunque quello che stavo pensando. Ti dico la verità, stavo pensando, poi mi credi, non mi credi, uguale, però avevo bisogno di qualcuno che mi diceva la verità, ed è fatto benissimo, anzi non era una critica. Ultimi webinar stavano andando un po' su rispondere a chi e come, perché e per cosa, e quindi non vanno bene, ok? Io, per esempio, se qualcuno si prende il metodo corso fascia e poi mi scrive: riesco ad aprire tutti i file video, ma il file indicatore fascia, indicatore detector, indicatore drive, quei file lì non riesco ad aprirli. Ma scusa, quelli non sono mica file da aprire, quelli sono indicatori da sistemare entro la MetaTrader. Ma se tu non conosci la MetaTrader, devi andare su YouTube e scrivere il MetaTrader come inseriscono gli indicatori. Ma se non riesci neanche a riconoscere questo, non prospero una buona uscita di trading se non sai neanche usare la piattaforma. Quindi queste cose qui non sono più cose che andrò neanche più ad iniziare a spiegare sul webinar, che non c'entra assolutamente niente, ok? Il corso base. Bene, ok, grazie di nuovo. Allora, siamo di nuovo sopra il pivot. Torniamo, visto che abbiamo visto tutta la rotonda, non l'abbiamo visto, praticamente l'idea mia è di arrivare a 1,18,30 più o meno. Quindi 1,18,30 sono 1,18,14. Il fatto è che incominciamo a prendere delle note, perché poi io ho anche uno. Allora, take qui, me lo scrivo sul foglio, 1,18, 1,18,30. Ok, quindi questa è la zona euro-dollaro, euro-USD. Adesso è arrivata la notizia che Trump, allora ve la leggo perché nelle grandi cose, Trump accelera sul vaccino, svolta storica dal plasma dei guariti. Ma questa cosa del plasma dei guariti è già dall'inizio che cercavano di fare il sistema immunitario per i malati, però vabbè. La svolta adesso. Quindi il dollaro potrebbe prendere forza a questo punto, perché l'ha detto Trump in un Twitter. Però vabbè. Lasciamo stare, noi non siamo, almeno io non sono un trader che si basa sui dati macroeconomici, e sono anche contento di essermi liberato da questa cosa. Ok, abbiamo visto l'euro-dollaro, abbiamo visto anche che il sistema c'è qualcosa che non va, però non so, non la soccorrere, perché alla fine è comunque un sistema che potrebbe essere positivo dal punto di vista. Ok, euro dollaro che sale, attenzione, cambio di candela, euro dollaro su 4 ore che sale, cambio di candela, quindi incomincia ad essere interessante anche l'euro sterlina. Quindi io direi di passare sul metodo fascia, che poi riconosciamo che il metodo fascia ci nasconde l'analisi ciclica. Quindi alla fine chi non, ancora non sa leggere il metodo ciclico, ma un attimino forse un po' più avvantaggiato di chi usa solo il metodo fascia, o forse anche svantaggiato perché viene influenzato. Questa è una cosa un po' ambigua da vedere, però se andiamo adesso a vedere che sul metodo fascia abbiamo l'euro-dollaro che sta facendo praticamente la stessa cosa, qui è una partenza di un ciclo UH1, sta partendo un ciclo 1, quindi la campana gaussiana, che è la stessa che abbiamo sull'H1, deve partire quella gialla a rialzo. Ok? Qui abbiamo il minimo di Gauss 1, minimo di Gauss 2, che sarebbe questo, alla fine non è neanche più questo, ma è questo il minimo di Gauss 2. Se vogliamo ancora, questi qui erano quelli magenta, quindi quel minimo di Gauss magenta era questo e tutto il resto, però alla fine andiamo a vedere un attimino adesso a grafico fatto, se dovrei andare a vedere la campana gaussiana gialla, eccola qui, una, qui mi parte la campana gaussiana gialla perché questo è il minimo assoluto, stiamo andando a toccare la 48 e quindi si riparte il rialzo. Essere coerenti con l'andamento, a vedere l'euro-dollaro ribassista, avere magari anche delle pressioni ribassiste su un altro conto e voler assolutamente andare a prendere i rimasugli rimasti bassi, si ha la tendenza di non fare il long, ma cercare assolutamente di fare soltanto lo short. Questo è quello che un attimino che occupa la mente dei trader che hanno posizioni short. Oggi la giornata è da incominciare rialzista. Se arriva al punto di prendere il profitto, tu prendi il profitto e poi te ne devi fregare. Abbiamo detto che il profitto era 1,18,30, quindi anche qui 1,18,30, se lo sposto così vado a prenderlo a caso. 1,18,30.
Questa è la zona dell'1.1830, quindi abbiamo ancora una quindicina di pips. Non andrei oltre a questa zona qui per via delle altre analisi. Però lo stesso, se questo è confermato il minimo di Gauss, ok, si porta a rialzo. Adesso logicamente siamo anche in una parte centrale che sarebbe la parte in cui abbiamo visto che ci passa il 50%, eccolo qui, vedete, il 50% è questo, quindi qui troverà sicuramente la prima parte dove si ferma. Quindi lo so ad occhio, so che il 50% è 1.1818, non mi interessa avere tanta roba tipo un albero di Natale, lo cambiamo. Questo qui era il segnale che abbiamo avuto del metodo fascia. Venerdì ha pagato 70 pips, lo cancelliamo e via, ok? Così togliamo un po' di roba. Ok. Quindi questa è la situazione per l'euro-dollaro su timeframe H1. L'euro sterlina, che io ho fatto uno short esattamente sul massimo assoluto, guardando anche il timeframe a 5 minuti, ma più che altro avevo visto questa salita sul massimo assoluto. Lo short era dato da questa trend line, i tre piccoli indiani, dopo aver visto questa falsa rottura. Ok? Da questa zona qui entro short, cercando di capire se la campana gaussiana magenta, questa, ha già trovato il massimo di Gauss. Come posso poi essere così sicuro, tra virgolette, o meglio, la probabilità di avere ragione è che a questo punto la campana gaussiana magenta potrebbe incominciare a formarsi sotto la linea 85, ok? Che è la linea 85 che vedete qui, che è dell'indicatore. Lo potrebbe fare addirittura allineando un istogramma rosso. Quindi io anticipo la chiusura della campana gaussiana. Qui abbiamo un pivot. Quindi il target per l'euro sterlina, per non sapere niente, oggi il target assolutamente è il pivot. 89,89 target, situazione ribassista, questa zona qui. Non andrei oltre. Poi aggiungiamo ancora qualcosina di più. Se vado dal minimo al massimo, guardate, il 50% è qui. Se volete cercare di portarlo sotto a questa zona, aggiungete ancora un 5-6 pips. Io pivot mi flatto con tutto. C'ho due operazioni, quindi sul pivot mi flatto. Già qui era già buono per flattarsi. Se arrivo qui, aggiungo 12 pips. Non male, ok? Quindi questa è la situazione dello sterlina. Sterlina dollaro, che adesso col cambio dell'ora ha cambiato tutta la situazione, perché arrivando, eccola qui, arrivando qui con questa candela H1, grazie a te. È già il secondo che me lo dici, cioè, sono contento di questa cosa. E mi dispiace, e mi fa anche piacere, visto che me lo scrivi anche tu, Michele, che nei webinar precedenti ho diciamo un po' staccato le batterie. Mi piace l'idea di distribuire o di trasmettere carica, ok? Se non l'ho fatto nelle ultime 2 settimane. Adesso sono un attimo, ho deragliato un po' la situazione, sono andato a prendere altri discorsi che non c'entravano niente per dare delle spiegazioni a chi è come e chi ha. No? Quindi ritorniamo nel pezzo. Mi fa piacere trasmettere carica perché io, esattamente come mi hai scritto tu poi ieri sera, anche io parlo, sono molto carico per questa settimana e non mi scarico neanche se alla fine della settimana chiudo in negativo, perché sono molto carico. La carica però non deriva dal trade positivo o dal guadagno fatto o perché abbiamo letto bene il mercato, anche se abbiamo sbagliato dei trade. La carica deriva dalla serenità. Dovete avere un accorgimento su questo andamento. Se la carica, vi notate una carica in voi, date un po' la causa e il perché siete carichi. Ok? Magari sta funzionando tutto bene nella vostra vita, allora la carica è positiva. Poi che ci sia anche del trading positivo, è tutto una causa-effetto. Ok? Sterlina dollaro, io sto aspettando una parte rialzista, vedete la candela adesso ha fatto questo tentativo di discesa, la stessa cosa succede poi sull'euro sterlina, guardiamola sull'H1, sta cercando di nuovo di tornare su, quindi questa candela qui a 5 minuti è
è sicuramente la stessa candela che ritroviamo qui. Vedete, al contrario. Quindi state un attimino attenti alla sterlina d'oro e alla sterlina, non li tradate assieme come ho fatto io, e poi vi ritrovate un po' confusi. Lasciamo stare un attimino, perché quello che sto puntando io adesso è un euro-dollaro che mi riparte a rialzo, potrebbe cambiare tutta la situazione, avere un dollaro un po' deboluccio. Ok? Perfetto. Quindi sull'euro sterlina, ritorniamo a noi. Sto cercando di capire se il minimo assoluto, quindi il minimo che vediamo in questa zona qui, questo qui, è il minimo della campana gaussiana magenta, ok? Derivante da una campana gaussiana magenta ribassista, perché qui è il minimo di partenza precedente, questo era il massimo, li segno qui con voi, e qui mi riparte qualcosa. Cosa deve partire? La campana gaussiana magenta non mi deve toccare la media, in questo caso 64, però la campana gaussiana gialla la devo vedere più alta ancora, andiamo a vedere come siamo messi. La campana gaussiana gialla che è partita su questo minimo qui, questo era il massimo. Esattamente questo era il minimo, questa zona qui. Partita qui la campana gaussiana, è arrivato sul massimo assoluto, fa la sua discesa. Fa questa cosa un po' strana di ripartire, quindi un errore ciclico, ok? Questo nel massimo di Gauss, questo cerca, ma qui sopra non ci deve andare, torna sotto. Adesso sta continuando la discesa. Avendo questo minimo qui, che è il doppio minimo di questa zona, penso che riparta qualcosa a rialzo, ok? Quindi anche per questa idea qui stamattina ho preso un po' l'anticipo, perché il target per la sterlina dollaro secondo me è il pivot, quindi sono 40 pips, la sterlina dollaro li può fare. Ok? Questa è la mia idea. Andiamo a vedere poi, già che ci siamo, metto un attimo questo, voglio mettermi sull'altro grafico. Ok, perfetto. Voglio vedere un attimino con voi l'euro yen. L'euro yen, voglio fare un'analisi un po' diversa. Ok, abbiamo ancora 5-6 minuti perché poi devo staccare, devo preparare per l'altro webinar. Allora, campana gaussiana magenta, partiamo da questa. Una, massimo di Gauss, due, minimo di Gauss, questa. Secondo minimo di Gauss, che è questo. Lo posso segnare, poi non mi interessa tanto il grafico fatto. Massimo di Gauss è assolutamente questo, e la chiusura della campana gaussiana magenta è questo. Ok? Da qui mi sta partendo qualcosa. Il long di qui non l'ho fatto, ma lo volevo fare. Beh, non l'ho fatto perché, essendo già esposto con altre coppie, non lo voglio fare. Ok? Bene. Cosa abbiamo ancora? Andiamo a vedere la campana gaussiana gialla, che mi parte assolutamente in questa zona qui. Questa qui, questo colore qui, e quindi parte la campana gaussiana gialla. Ha trovato il massimo di Gauss qui, ha preso la chiusura del minimo di Gauss, potrebbe essere questa. Sono così, spostiamo un po' questa qui. Posso aggiornare da solo questo. Troppa roba. Già lo cerco di metterlo sempre dalla parte destra perché è quello che è più grande. Non so perché, ma ho questa fissa, ma va bene così. Ok, non voglio sovrapporla. Ok, qui parte il giallo, qui finisce la magenta. La magenta è partita, il giallo è partito pure, quindi abbiamo un euro forte. Anche qui l'euro è forte, quindi potrebbe essere l'euro forte, l'euro dollaro forte, l'euro sterlina anche forte, la sterlina dollaro magari anche forte, quindi a un certo punto o l'euro sterlina diventa debole o l'euro sterlina riprende forza, come lo è per tutte le coppie che vanno contro il dollaro, perché se l'euro yen sale abbiamo il dollaro yen che sale pure, e quindi avremo l'euro sterlina di nuovo in discesa. Questa è la reazione dei mercati. Quindi qui mi aspetto che il prezzo, adesso che sta toccando la media 48, mi riparta a rialzo. Uniamo qualcosina in più. Allora, vediamo come me l'ero già immaginata. Me l'ero immaginata così. Allora, la devo prendere da qui.
Allora, questo è l'ultimo massimo, questo è l'ultimo massimo, questa zona qui. Allora, prendiamo già un canale, lo sistemiamo. Andiamo a vedere se coincidono i punti più bassi. Ok. Vedete che questo punto qui coincide con questo, lo mettiamo giù, punto giusto. E questo, opera. Lo vado a spostare, lo sposto con questo qui, abbiamo questa zona. Ah, ok, allora abbiamo preso questo massimo qui e questo massimo qui, ok? Questo non c'entra, esce un po' e ritorna dentro. Questo è il minimo che dà via il canale, tocca questo minimo, esce da questo minimo e ritorna qui dentro. Quindi un target per l'euro-yen rialzista. Ok, se lo vogliamo vedere come campana gaussiana, il target potrebbe essere questa zona qui. Quindi andare ad individuare un trend che si sposta rialzista da questa zona qui a questa zona qui. Il pivot l'ha già toccato, quindi potrebbe spostarci fino a questo pivot, quindi altri 40 pips rialzista. Quindi anche qui abbiamo un euro-dollaro forte, quindi occhio all'euro-dollaro, occhio alle coppie con l'euro. Che potrebbero partire, quindi euro yen potrebbe avere lo stesso effetto dell'euro dollaro, quindi un euro forte per la giornata di oggi. Che poi l'euro dollaro si fermi e incominci la discesa. Allora, che l'euro dollaro si riporti un po' nei massimi e poi incominci la discesa è sicuramente possibile. L'euro yen potrebbe fare una salita un po' più decisa, diciamo, dal punto di vista di una coppia che è assolutamente diversa come range operativo più ampio dell'euro dollaro. Ok, per la giornata di oggi, di lunedì oggi, per il trading, diciamo, intraday è finita. Ci si sente tra un quarto d'ora per il trading sul lungo termine, con l'analisi lungo termine con l'outlook weekly. Vi ringrazio della partecipazione, vedo che siamo tanti, spero che io sono contento di essere ripartito con questa carica. Poi, magari chi è nuovo si aspetta delle spiegazioni su come funziona un indicatore o di come funziona queste cose qui. Purtroppo me le chiedete in privato, sul tempo ve le spiego in due righe, ma ragazzi, come inserire un indicatore, lo scrivi su Google o su YouTube, ti arrivano migliaia di video, se non centinaia, migliaia di video di come inserire un indicatore sulla metà. Okay? Cose basilari che non vengono più chieste. Webinar base, c'è cioè pochi che li fanno ancora. Ok? Grazie a tutti. Ciao ciao, a dopo. Ciao 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 ciao, a tra poco.